Vi siete resi conto che da un po' a questa parte i vari supermercati fanno sempre meno promozioni per i propri clienti? Ecco per quale ragione le varie catene stanno adottando questa strategia. Fino a poco tempo fa ci si recava in supermercati diversi per approfittare di quelle che vengono definite promozioni. Ci riferiamo a delle particolari strategie di marketing che permettono di acquistare un prodotto ad un prezzo ridotto oppure portare a casa più pezzi, pagando cifre più basse. Questi cambiamenti preoccupano gravemente i consumatori, che vivono forti difficoltà e non sempre riescono a riempire il carrello come in passato. Del resto, non esiste un settore che non abbia ceduto al peso dell'inflazione, in quanto i rincari si sono fatti sentire nei generi alimentari tanto quanto nell'abbigliamento. Sembra che le promozioni verranno effettuate con minore frequenza, poiché nemmeno i supermercati sarebbero in grado di conciliare l'aumento dei prezzi con la disponibilità delle risorse. Anche per le aziende è diventato molto difficile offrire prodotti a prezzi ridotti, in quanto sono aumentati tutti i costi legati alle fasi produttive. Ed è impensabile pensare che non lieviti anche il prezzo finale. Avere accesso a meno promozioni è sicuramente un fattore di disagio per tutte quelle famiglie che devono fare la spesa. Questo perché, grazie a questo sistema, era possibile risparmiare su alcuni prodotti, cosa che invece non avverrà più nell'immediato. Così facendo però, i clienti saranno costretti a compiere delle scelte, ed ecco quindi che alcuni prodotti verranno acquistati in quantità decisamente inferiore rispetto al passato. Questa situazione non riguarda solamente l'Italia, poiché la stessa identica cosa si sta verificando anche in paesi come la Spagna. Secondo il governo iberico, i grandi consumatori dovrebbero attuare delle strategie per imporre dei prezzi limiti da non superare mai. Così facendo, sarebbe molto più facile aiutare le famiglie e, al tempo stesso, tutelare i propri prodotti. Al momento però, questa strada è difficilmente percorribile in quanto ogni supermercato ha la propria ideologia e sarà davvero difficile trovare un compromesso che vada bene per tutti. Se non si prendono dei provvedimenti, l'inflazione potrebbe causare ancora più danni e gli stipendi dei lavoratori subire un calo nel loro potere di acquisto. Secondo il parere degli esperti è quindi necessario recarsi a fare la spesa solo quando se ne ha l'effettiva necessità, magari visitando più supermercati per capire quale prodotto conviene acquistare in un luogo e quale in un altro. Che cosa pensate in merito all'assenza di offerte e promozioni all'interno dei supermercati italiani e stranieri? Pensate che la situazione sia destinata a peggiorare o si possa trovare una soluzione a questo grande problema? A voi i commenti! Metti mi piace e iscriviti al canale per ricevere gli aggiornamenti. Seguici anche su Telegram per ricevere le notifiche in tempo reale. Trovi il link in descrizione.